Buon pomeriggio Tiziana, io come dicevi tu sono a Gardare, sono in compagnia dell'amministratore delegato Aldo Maria Vigevani, ma prima di darti la parola e porgli la prima domanda ti farei vedere, perché non è soltanto Gardaland, come dicevamo prima, un parco di divertimenti. Gardaland è lavoro, è famiglie, queste sono alcune delle persone che ogni anno si impegnano. Qui c'è il settore dei magazzini, la sicurezza, il water park, l'acquario, la ristorazione, ma anche il marketing, insomma tante competenze messe insieme che garantiscono il divertimento ogni anno delle famiglie. Io la prima domanda che le faccio, amministratore delegato, voi Gardaland quando lo riaprirete, insomma, che direttive vi ha dato il governo nella roadmap delle riaperture? Allora, la nostra volontà, buongiorno a tutti, la nostra volontà sarebbe di aprire non prima possibile, perché siamo pronti. Guardando invece, ascoltando quello che dice l'ultimo decreto, noi dovremmo aprire il 1° di luglio. E non riusciamo a capire come mai, perché è una struttura che è totalmente all'aperto e la recente ricerca non ha dimostrato che la possibilità di infettarsi all'aperto sono ridotte veramente al minimo. E oltretutto abbiamo anche introdotto l'anno scorso un protocollo di sicurezza che ha contenuto sotto controllo tutta la vita dei nostri visitatori, dal quando si prenotano per venire al parco, dalle code virtuali che abbiamo creato l'anno scorso attraverso un'app per la quale non si fa più coda fisica, alla sanificazione, insomma un protocollo di sicurezza assolutamente garantito. Non riusciamo a capire come mai non possiamo aprire prima. No, anche perché quest'anno in più ci sono i vaccini, ma l'anno scorso quando avete aperto? Abbiamo aperto a metà giugno e, ripeto, grazie a questo protocollo che è stato notevolmente apprezzato dalle autorità, non si è verificato nessun caso di Covid all'interno del parco, né nei nostri visitatori dell'anno scorso. E mi perdoni, siccome sta riaprendo praticamente tutta Italia e voi no, qualcuno ce l'ha con voi in particolare o vi hanno dimenticato dal suo punto di vista, evidentemente? Io penso che ci abbiano un po' dimenticato, presumibilmente. Diciamo, noi siamo nel grande mondo allargato del turismo, però siamo una realtà molto importante. Tenete presente che solo Gardaland dà lavoro a 1500 dipendenti e noi valutiamo che l'indotto creato da Gardaland in questa zona, diciamo nei 50 km circa di distanza, ci sono ben 10.000 posti di lavoro che sono fortemente correlati al fatto che Gardaland apra. Quindi, voglio dire, presumibilmente si sono dimenticati di noi. Ma avete provato a chiedere spiegazioni? Ma diciamo, siamo sicuramente molto attivi negli ultimi tempi, siamo stati molto attivi per cercare di far capire che in realtà questa è un mondo all'aperto, è un mondo sotto controllo, è un mondo con un protocollo assolutamente top e che abbiamo bisogno di lavorare e di far lavorare decine di migliaia di famiglie. Senta, le chiedo ancora, quanto costa Gardaland a cancelli chiusi? Se ci può dare un'idea. Gardaland a cancelli... Sì, Gardaland è una grande azienda, il costo di Gardaland è di circa 1.900.000 al mese a cancelli chiusi. 1.900.000 euro al mese? Sì, è una grande struttura con tanti dipendenti, con tante macchine complesse. Le attrazioni sono delle macchine complesse, certo, che hanno bisogno, certo, di una fondamentale manutenzione per garantire la sicurezza, e più i giardini, i fiori, insomma tutto quello che ci sta intorno. È un bel costo. Lei dice una grande azienda, quindi vi sono arrivati dei sostegni. Devo dire che sono arrivati dei piccoli sostegni, molto piccoli l'anno scorso. Abbiamo avuto dei piccoli sostegni e diciamo abbiamo avuto qualche saving sul fronte di alcune tasse. Però devo dire, rispetto alla dimensione dell'azienda, i sostegni che abbiamo avuto sono veramente, mi faccia dire, marginali. Ecco, questo, cioè, non voglio, ci sistemate, come i dire, giardini? Neanche. Devo dire, il costo dei giardini, il costo della manutenzione dei giardini è 10 volte il supporto il che abbiamo avuto, per mamma dire mia, che i costi dei giardini sono una parte marginale. Allora, sì, chiedo, sì, aiuto, sì, al professor Morrone, perché io penso a Gardaland, ora ovviamente Gardaland è nell'immaginario di tutti noi, soprattutto di Alessio Orsinger, confermo, il quale partirebbe adesso. Sarei già là. Ecco, e quale di quelle giostre soprattutto? Montagne Russe, poi ho visto anche la Sfinge Egizia. Montagne, sì, Montagne Russe, Cintura Nera, come no? Mamma mia, mamma mia. No, però diciamo, è un luogo che sta a cuore a tutti noi, grandi, piccoli, cioè, non c'è italiano che non conosca Gardaland. Allora,
Se io penso alle ragioni per cui non può aprire, non lo so, mi viene in mente, professor Morrone, che magari i giochi non possono essere sanificati continuamente, vengono utilizzati da più persone. Chiedo anche a lei, guarda, cioè, ha ascoltato il racconto, mi dica che le viene in mente, perché non si può andare lì? Ah, intanto devo dire, io sono favorevole invece all'apertura dei parchi, sia i parchi gioco, sia i parchi archeologici, che sono stati chiusi, che sono diversi dai musei. Il museo ha una problematicità legata alla chiusura dei luoghi dove le persone possono entrare. Parchi giochi e parchi archeologici hanno il grande vantaggio di essere all'aperto. Poi devo dire, sono stati fatti degli esperimenti. Il nostro istituto ha partecipato adesso all'esperimento del concerto famoso per altri motivi del 1° maggio. Cioè noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo testato tutti i lavoratori e le maestranze del 1° maggio, abbiamo testato tutte le persone per far sì che queste persone potessero lavorare e essere messe insieme nel concerto del 1° maggio senza il rischio del contagio, comunque riducendo notevolmente il rischio. Queste persone verranno testate di nuovo tra 15 giorni e poi dopo ulteriori 2 settimane per vedere se ci fosse stato, se ci fosse essere stato qualche caso di contagio. Questo è anche l'esperimento dei grandi concerti che sono stati fatti in Spagna, a Barcellona in particolare. Io direi che queste possibilità di garantire non soltanto l'entrata, la separazione degli spazi, sicuramente la sanificazione. No, poi loro già l'anno scorso si sono organizzati e hanno reso, diciamo, il concetto di fila, mi pare di capire, non c'è più lì. Chiedo aiuto però, magari dico delle sciocchezze anche ad Elena, no? Sì, loro si sono organizzati tramite un'app, quindi sono riusciti in questo modo a garantire che le persone si potessero presentare di fronte alle attrazioni ed entrare direttamente, perciò hanno evitato gli assembramenti in questa maniera, in maniera tecnologica. L'ultimo elemento, esatto. Siccome io dicevo, magari mi sbaglio, chiedo quindi all'AD, l'ultimo elemento è la questione delle sanificazioni. Voi riuscite a sanificare i giochi? Sì. Perché mi viene in mente, io lì ovviamente sono stata, che però ci sono, che ne so, i barconi, tutti salgono, poi scendono e lì ci vuole un tempo per sanificare. Sì, 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 devo dire che uno degli elementi portanti, una delle colonne portanti del nostro protocollo di sicurezza su cui ci siamo fatti una bella esperienza l'anno scorso, ogni attrazione, che sia una barca, che sia un ottovolante, che sia un trenino, dopo ogni ciclo, quindi dopo che è scesa della gente, viene sanificato prima che venga permesso alla gente successiva di salire, quindi le sanificazioni sono continue e lo stesso dicasi in tutte le altre aree comuni. Boh, mi viene un dubbio, chiedo a Paola Tommasi, forse c'è un pregiudizio.